Ciao a tutti, oggi parliamo di come andare a formare e fare i glutei per avere un gluteo perfetto con cosa? Con l'acido polilattico. Perché l'acido polilattico? L'acido polilattico perché è in grado praticamente di andare a creare per via della stimolazione profonda del collagene nuovo di formazione di secondo tipo, che è proprio dato da questi forti arbusti, come potete vedere, che vanno ad intrecciarsi e a quindi fare questo effetto di tensione massima, perché vedete come va a formarsi il collagene? Ecco, questo collagene è un nuovo collagene che tirerà e farà sì quindi che il tessuto che è in profondità venga un pochino spostato verso l'alto, ma non solo. Quando il gluteo tenderà a tendere verso il basso, un po' perché il muscolo rallenta la sua presa e anche perché la stessa pelle cede e tende a cadere, ecco che con questo effetto il gluteo sale. Sale e va a dare quindi la sua formazione a seconda dei punti dove io vado ad inserire il nostro acido polilattico. Quindi i glutei possono essere di tante forme. Di sicuro la forma tonda è quella più congeniale a noi italiane. Noi italiane abbiamo dei glutei che sono tondi, che sono quasi perfetti quando siamo giovani, però negli anni tendono a scendere, per cui ad assumere forme che possono essere quelle di pera, perché scende lungo lungo, purtroppo come scende il viso o come scende il collo. Ecco che allora possiamo, lavorando ai lati del gluteo e lavorando pienamente al di sopra del gluteo, far sì che questo possa andare ad alzarsi. Ma non soltanto, purtroppo a volte si nasce con un gluteo che può essere di forma piatta. Ecco che quindi possiamo andarlo a lavorare noi stesse e ricostruire quelle zone che magari, diciamo, smussiamo gli angoli. Quindi riutilizzando sempre il nostro stesso acido polilattico lo andremo a inserire in posti, diciamo, chiave, punti chiave, dove potremo quindi dare questa forma più congeniale. E non soltanto. I glutei sono molto eleganti e molto importanti perché ci permettono anche comunque di avere una certa postura. Quindi tutto sommato possono fare anche da bilanciamento quando abbiamo un seno prominente. Anzi, a volte c'è questo effetto proprio di più eleganza in una donna che ha un seno prominente e un gluteo che potrebbe essere un pochino più sul piatto. Quindi sicuramente dare questo effetto di gluteo un po' più sporgente e più tonico non è male. Ma completamente differentemente dallo ialuronico, l'acido polilattico va proprio a ricostruire il tessuto, per cui non c'è ombra di dubbio che qui andiamo a far sì che lo scultra vada ad integrarsi con la nostra stessa pelle. Per cui noi di solito vado, vedete, andiamo ad analizzare un paziente, quindi andiamo a segnare le zone dove dovremmo andarlo a trattare, quindi la parte alta, lateralmente, di solito bisogna fare in questo modo. E quindi, come vedete dal paziente qua sotto, praticamente io vado ad iniettare con una siringa il prodotto all'interno del gluteo stesso. Quindi vado a manovrarlo, a massaggiarlo molto delicatamente. Vedete, il primo passaggio quindi è di inserire il prodotto nella profondità del gluteo. Quindi in un secondo passaggio, dopo che ho completamente riempito il gluteo, andrò a prendere e a massaggiare la parte per renderla tutta bella ed uniforme. Quindi cosa andrò ad ottenere? Ad ottenere un bel effetto omogeneo del gluteo che apparirà tutto compatto. Spiego sempre al paziente che quando ha fatto il trattamento, per almeno un paio di giorni, meglio non effettui nessuna ginnastica, nessun esercizio fisico, in modo tale da far rimanere in loco il prodotto iniettato. Però non occorre la guaina, quindi non preoccupatevi, assolutamente non serve. Conviene soltanto massaggiare. Massaggiare tutto il mese con un movimento che sia il più confortevole affinché il prodotto vada ben ad attaccarsi, a unirsi, diciamo, insieme alla compattezza della pelle. E quindi ecco che dopo aver effettuato il primo trattamento, spiego al paziente che dovrà tornare circa un mese e mezzo dopo per effettuare il secondo trattamento. Passerà un altro mese, effettueremo delle foto proprio fin dall'inizio per andare a vedere come esattamente il paziente andrà a cambiare, a modificare il nostro stesso gluteo. E quindi a distanza di 2 mesi, circa un mese e mezzo, 2 mesi, come dicevo, effettueremo il secondo impianto. A passaggio ancora di altri 2 mesi, più o meno, effettueremo il terzo impianto, ma potremmo fare ancora, aspettare ancora più tempo. Quante fiale andiamo a utilizzare per gluteo? Anche questo dipende un po' da paziente a paziente. In linea generale io amo utilizzare una fiala da un lato e la fiala dall'altro. Perché una sola fiala? Perché preferisco rimodellare il mio gluteo in più sedute. Non amo mettere troppo prodotto insieme perché potrebbe, se no,
creare dei piccoli noduli. Quindi per avere un effetto più completo preferisco metterci circa 6 mesi. E sono i 6 mesi necessari perché si riformi la pelle. Pensate ai capelli, uguale vale per il gluteo. Ci vorrà comunque del tempo affinché questo venga ben sistemato. Dopodiché la durata sarà di circa 2 anni. Io consiglio di ritornare magari a differenza del solito e fare magari una revisione, diciamo, una revisione del trattamento e quindi del prodotto a distanza di 1 anno. Quindi 2 anni è garantito, ma ad 1 anno conviene fare un piccolo ritocco. Direi che vi ho spiegato il più possibile, spero di vedervi e di fare il gluteo insieme a voi, perché saremo noi insieme a lavorare al nostro gluteo disegnandolo per ottenere un risultato al top con il nostro stesso collagene. E questa è la differenza, vi aspetto!